Maria Giuseppina Scanziani, Mircea Eliade è un personaggio noto, è uno storico delle religioni, mi piace partire da questo, da questo personaggio perché uso il termine scopre, e adesso spiegheremo perché, Piero Scanziani, nonostante i due fossero quasi coetanei, insomma, e dice a un certo punto io ho letto, ho cominciato a leggere questi scritti di Piero Scanziani e ho capito che aveva... Un grandissimo talento. Eliade lo presenterà per ben due volte al premio Nobel, non riusciremo in questo risultato, però ecco, quei testi avevano dentro un grande mondo. È vero. Michel Eliade eh, scrisse, eh, addirittura eh, si era fatto eh, capo di un movimento letterario di scrittori eh, che sostenevano la candidatura di Piero al Nobel per la letteratura a cui Piero dava poca importanza, per dire la verità, perché diceva conta chi arriva primo, non chi arriva secondo. E ricordava dei suoi tempi un grande ciclista, credo che si chiamasse Binda, che era l'Eterno Secondo. E' classificato lui in questo conviene, non conviene, dice, partecipare bisogna proprio certo, vincere. Vincere, quello conta e aveva ragione. Ma Eliade eh, scoprì i libri di Piero tutti in una volta perché lui glieli mandò. I tre fondamentali eh, che la casa editrice Utopia ha deciso di pubblicare per primi, tra cui Avventura dell'uomo, eh, Entronauti e Libro bianco. E lui scrisse un biglietto commovente perché vedeva poco, aveva una malattia agli occhi e diceva: Posso leggere solo quattro ore al giorno, che per me è una eh, quantità di ore che vorrei poter usufruire litigare, leggendo usufruire. ma non non, ce non, nessuno ce la fa se è occupato e eh, diceva mi ha dentro stupefatto eh, tra le sue parole tra le sue pagine e quindi fu l'inizio con questo biglietto che io conservo religiosamente di una grande amicizia perché Mircea era uno dei più grandi sto lo è, eh, storici delle religioni grande scrittore. Eh, un personaggio assolutamente eh, straordinario del Novecento. Era il 1969 quando Entronauti sì. prende la luce. Ecco, ma non è un anno casuale, perché nel 69 si va sulla Luna, quindi ci vanno gli astronauti o i cosmonauti anche da, da altre visioni, diciamo, ed era una visione alla rovescia. Cioè, anziché aprirsi alla galassia, era un introiettarsi, un entrare entro se stessi. È vero. Eh, quando eh, Piero, reduce dai successi su Tempo Illustrato di Avventura dell'Uomo, mise mano per la prima volta a Entronauti, era il 1965. Entronauti era già stato preceduto da un altro romanzo di viaggi, eh, che egli non amava moltissimo perché è uno dei primi romanzi, I Cinque Continenti, e eh, andò da Arturo Tofanelli, grande direttore di Tempo Illustrato, a quel, in quel momento, e disse: Io ho un altro progetto, il titolo sarebbe Entronauti. E Tofanelli, da bravo giornalista, subdorò subito eh, la potenza di questo neologismo e scrisse su un biglietto entro nauti aprì la cassaforte e lo mise in cassaforte e dopo quattro anni nel 69 eh, c'è la prima pubblicazione c'è la prima pubblicazione sì. Piero Scanziani ha chiaramente delle radici c'è cioè Milano c'è cioè Roma c'è cioè la Svizzera sì. però la, la particolarità dei suoi scritti quando lui racconta dei suoi molteplici viaggi che fa sì. in giro per il mondo è come se fosse abitante ogni volta di quel Pezzo di terra e poi improvvisamente non più, e non so, una sensazione strana come se ci fosse la volontà di restare ed andare in contemporanea. Infatti, lui diceva c'è sempre un vento che mi porta via, è una delle frasi di Entronauti ma è una frase eh, che ha oh, dei precedenti molto illustri. E eh, effettivamente, lui riusciva ad immergersi totalmente nel luogo che visitava al punto. Che è intronauti, non dimentichiamo che è un romanzo, quindi corrisponde alla realtà per eh, il 70%. Per cento, ecco. Eh, nel secondo viaggio in India, che è tutto impostato su filmini eh, girati, eh, ci fu più che una persona che scrisse, che venne da noi a chiedere se poteva visionare questi filmini, che non esistono, ah, certo. <ride> è una finzione narrativa. Quindi. Il, Tanta era la sua immedesimazione nel, sul posto. Effettivamente, eh, leggendo questo libro, noi stessi che lo leggiamo, entriamo in questi luoghi in una maniera straordinaria. L'ultima tappa di questo viaggio è sul Monte Athos, dove lui sente questa necessità. Lui dice proprio: Ho dovuto andare in questo certo. luogo, non sono andato perché ho. Scelto perché mi, sono stato, eh, suggeri, mi è stato suggerito, ho proprio dov sono dovuto andare in quel luogo lì. Perché Cosa, che radici poteva trovare in quel luogo? Beh, eh, Piero sosteneva che il battesimo, che più o meno abbiamo ricevuto in tanti, oggi non si può più dire tutti perché molti decidono diversamente: è un marchio dell'anima. E allora se eh, aveva senso un giro del mondo per verificare, se Buddha aveva ragione quando parlava di felicità eh, raggiungibile, eh, liberazione dal dolore, se Maometto aveva ragione bisognava anche verificare se Cristo aveva ragione. E l'unico luogo del mondo dove ancora c'erano gli anacoreti era il Monte, Monte Athos, questa repubblica monastica straordinaria di più di mille anni, peraltro vietata alle donne. Ecco, c'è un altro rapporto importante, una critica direi che Scanziani fa nei confronti dell'Occidente. A differenza dell'India, dice, dove c'è quasi una sacralità nei confronti del passato e anche di certi personaggi, dice, in Occidente no, è come se alcuni personaggi anche molto famosi sono stati completamente dimenticati, sono stati mischiati nel fango, nella polvere, anche se sono personaggi molto noti, però dice, non c'è quella sacralità. È vero? Eh, se noi ehm, ci guardiamo intorno, la sacralità è una delle qualità della vita che noi abbiamo largamente eh, perduto. Eh, se si va in India anche adesso, a distanza di tanti anni da quando lui andò, eh, si capisce che c'è un guardare alla vita quotidiana, ai piccoli momenti della vita quotidiana. Con un senso sempre di collegamento, direi quasi ombelicale al divino, al sacro, che da noi è totalmente perduto. Eh, persino l'Europa ha smentito le proprie radici cristiane in gran parte. Si parla di rispetto di tutti, eh, come è giusto, eh, però eh, si lascia andare completamente la propria tradizione, cosa che tutti gli altri non fanno. In India c'è anche grande rispetto nei confronti degli animali e Scanziani da bravo giornalista anche riesce a sintetizzare raccontando perfettamente la fame, sia degli uomini ma anche degli animali. A proposito di animali, lui era un grandissimo amante dei cani, addirittura dal 46 al 60 mi sembra è riuscito a ricostruire Il una mistero. razza ormai persa che era il mastino napoletano. Il mastino napoletano che eh, Piero avrebbe voluto chiamare molosso italiano però i napoletani insorsero e siccome lui li amava moltissimo, <ride> si arrese e lo Lasciò chiamò mastino napoletano, mastino napoletano, eh, che è un cane bellissimo perché ama i cani, a me insomma mette un po' eh, a disagio, eh, però eh, fu uno dei più grandi cinologi eh, ed è buffo che uno svizzero italiano eh, abbia ricreato una delle più belle razze italiane. Eh, certo. Eh, però non... Era riuscito a ritrovare, a capire che non esisteva più e gli ha ridato vita. Certo. Vita che è quella che viene raccontata anche in un altro testo di Scanziani, che è L'Avventura dell'Uomo, dove certo. praticamente si, ci si domanda sempre la famosa frase da dove veniamo e dove andiamo, e la racconta sia dell'uomo che della donna tutto il percorso, dalla nascita, la crescita, la maturità fino al momento della morte come se fossero però dei momenti di transizione, mai una cosa che inizia e finisce in maniera netta. Assolutamente, e quello che è bello, proprio questa alternanza, direi quasi a capitoli par paralleli, eh, del mondo dell'uomo, eh, del maschio, che è chiaro che, eh, che Piero conoscesse bene, ma anche del mondo della donna. Eh, che io, come donna, mi stupivo che sapesse penetrare così tanto in un libro splendido che è Avventura dell'Uomo e al quale io sono legata da bambina, perché quando uscì nel 1957 si creò eh, nelle edicole italiane un movimento che poi doveva dar vita a tutti i supplementi che adesso ci inondano. E, e, e Le persone prenotavano di settimana in settimana Tempo Illustrato, che fu, era la rivista su cui a puntate veniva pubblicato Aventura dell'Uomo. Tra queste persone c'era la mia nonna, che era la mia compagna indissolubile dell'infanzia. Per cui eh, sia Entronauti, che fu il tramite per me di conoscere quest'uomo straordinario. Sia Avventura dell'uomo hanno due radici molto personali e c'è una frase che io penso lei ami moltissimo che è quella che ha lasciato Scanziani, dice quando dice "me ne andrò, io entrerò nel tuo cuore e non lo lascerò più". Sì, eh, questa è una frase privata, però. <ride> sì, certo, ma io lo sento. Infatti in una delle ultime puntate della sua rubrica lei aveva una scrittrice, eh, la signora Terranova e eh, disse una frase molto bella apparentemente siamo in due qua a fare l'intervista ma in realtà siamo in tre perché la signora e attendeva un bambino sì. eh, anche adesso però siamo in tre Maria Giuseppina Scanziani grazie grazie a lei